Benvenuti in nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, siamo in via della Magnanina e come sempre con il nostro ex, eccolo qua, forse è lei l'ex. Ma hai portato un'altra volta qua? Vedi, siccome siamo sempre qui ci ha messo anche il cartello. Senta, l'ho portato qua perché perché ci volevo venire, no. Ieri c'è stato un grande incidente, quindi c'è stata una lunghissima fila e ovviamente si ripropone la pericolosità di questo ingresso per immettersi nella strada statale. Cioè, veramente ormai è stata presa di punta questa storia e se questo è mettere in sicurezza i cittadini, noi abbiamo delle grandi perplessità. Ma intanto via il contributo che ci è stato offerto ieri da portavoce dei residenti proprio durante appena accaduto l'incidente, Mauro Frosini, e poi alcune interviste. Grazie questo anche a Alessandro Cano che ieri era qui con il nostro collega Fabio Favretti. E ci risiamo un'altra volta, un altro grave incidente qui per girare in questo svincolo per andare verso Santa Firmina. Solito discorso, una macchina stava per girare e è stata tamponata. Questo dimostra che questo incrocio non è pericoloso, ma di più. Qui si smentisce tutti i giorni quello che sta dicendo il Dringoli, il nostro assessore. Lui affermava che questo incrocio non era pericoloso come quello di Via della Magnanina. Infatti non è pericoloso in quel modo, è molto più pericoloso. Qui tutti i giorni c'è l'incidente. Io ringrazio subito per televisione, ma poi lo farò anche personalmente, tutte queste persone che abitano nella zona, che quando succede qualcosa mi chiamano, subito io sono nel posto e chiamo la televisione per far vedere quello che sta succedendo in questa città, perché noi qui siamo messi male come strade e peggio ancora come assessori, perché non la vogliono capire che questo è un incrocio molto più pericoloso di Via della Magnanina. E qui addirittura non c'è nemmeno spazio per fare uscite di decelerazione, per far uscire le macchine. Quindi è pericoloso sia per mettersi poi sulla strada che per girare. E per uscire. Infatti questo lo dimostra una macchina che veniva da Sansepolcro su il Torrino, doveva girare verso Santa Firmina, l'hanno tamponata, l'hanno fatto fare 50-60 metri e fortunatamente queste persone, si spera, io lo spero come prima persona, non si siano fatte tante male, però la gravità esiste sempre. Voi chiedete quindi che anche questa strada venga chiusa e che vi trovino un altro percorso? E certo, a questo punto le strade che sono pericolose le devono chiudere, perché se no noi andremo per vie legali a questo punto. Siamo già in contatto, ma andremo ancora più avanti. Signora, lei ha sentito l'impatto? Sì, ho sentito, ero in casa, ho sentito una grande botta, insomma, è normale, la paura ti viene, poi conosci la gente, quindi... Siamo corsi qui e per fortuna sembrerebbe che non si è fatto niente, però insomma la paura c'è tutte le volte che esci di casa, insomma, perché è molto trafficata come strada, soprattutto da quando hanno chiuso l'altra. Tutti passano da qui? È normale, tutti passano da qui e ancora di più il rischio che corriamo tutti, insomma. Ha sentito quello che è stato detto? Promesse mancate, detto, ribadito ormai non ne possiamo più, sì. Però la gente è esasperata, la gente, diciamocelo pure, è incazzata perché sono stati isolati e questo non è giusto, questa è una presa in giro al cittadino, perché così non si mettono in sicurezza le persone, perché questo è uno svincolo ormai soprannominato svincolo Dringoli. Ha ragione, è solo, cioè, una cosa allucinante, cioè incredibile che si possa pretendere di mettere in sicurezza le persone con un ingresso del genere. Vede? Attenzione, c'è un cambio, andiamo di qua, è molto più pericoloso di Via della Magnanina, che è stata chiusa proprio sotto silenzio, senza avvertire nessuno, eccetera. Quindi i residenti cosa chiedono? La chiusura di questo svincolo, cioè
che sia chiuso perché è pericoloso, e la riapertura sulla destra da Via della Magnanina. Mi sembra una richiesta logica, legittima. Però i cittadini stanno aspettando, prima delle elezioni va tutto bene, poi dopo ognuno non si ricorda più di quello che dice. Vabbè, questo di uso spesso, ma il costume è tutto italiano. Sono d'accordo con te. Comunque sia, io penso che i provvedimenti vanno comunque presi, e questo è un ingresso molto pericoloso, e quindi di conseguenza l'amministrazione comunale deve fare quello che da tanto tempo avrebbe dovuto già fare. Non aspettiamo il solito morto, perché sennò altrimenti poi qualcuno ci deve sempre rimettere la vita per poter ottenere sempre qualcosa di importante. Questo va chiuso, e quindi di conseguenza l'amministrazione deve prendersi la decisione immediatamente di prendere il guardrail bello, allungarlo e anche la poca spesa, e lo chiude definitivamente. Se poi mantiene le promesse come ha fatto della riapertura a destra in Via della Magnanina, mi sembra che anche logico lo faccia, ma lo faccia alla svelta. Non aspettiamo anni e anni e anni per fare un'opera che costa quasi niente. Facciamo tante opere che costano un sacco di soldi, questa non costa niente. Anche perché poi utile, è una situazione ormai conosciuta, ripetuta, cioè è venuta anche un po' a noia, nel senso che però la gente, i residenti di San Marco, di Via della Magnanina, Gaville, sono veramente esasperati, perché sono costretti anche a fare dei chilometri in più che in fondo all'anno incidono sulle tasche delle persone. C'è anche questo. Però l'assessore ai lavori pubblici proprio non si capisce perché voglia continuare su questa strada. Quindi abbia pazienza, si dia da fare e mantenga le promesse. Arrivederci a tutti.